Metti del buono nel tuo giorno di festa. Scegli le bomboniere solidali di trame africane, l'eleganza della pietra saponaria, la leggerezza delle perline, l'esplosione di colore dei tessuti, per trasformare il ricordo di un giorno in un aiuto per sempre. Bomboniere solidali al 100%, perché con noi il ricavato è interamente destinato ai progetti e con un solo gesto renderai felice tante persone, quelle a Teccare a cui verranno donate e i bambini di Maciaca che grazie a te potranno studiare e te stesso che hai reso un gesto qualunque, un atto d'amore. www.trameafricane.org. Beh, una scelta interessante perché è da anni che l'elicicoltura sta prendendo piede in Italia, specie al nord, poi in Sicilia, e qua nell'agro sarnese nocerino, nella valle del Sarno, la valle di Pompei, ritorna una tradizione. Insomma, prima c'era la tradizione di chi raccoglieva per le campagne queste lumache, questi occhi. Oggi voi con coraggio, con forza, ma anche con lungimiranza, state avviando questo tipo di attività. Sì, in effetti abbiamo cercato di mettere in piedi questa attività per fare qualcosa di diverso che in zona non c'era. È un allevamento biologico a ciclo naturale completo che va al di là dell'agricoltura tradizionale, diciamo dell'agro sarnese nocerino e della piana dell'agro nulano, perché qui in effetti siamo a Striano. Quali sono le cose positive di impiantare un campo dedicato all'allevamento delle lumache qui in questa parte di territorio, insomma? Le cose positive sono diverse. È cominciato dalla riqualificazione delle aree, perché praticamente le lumache sono delle sentinelle ambientali, vivono praticamente di verdure sane, senza trattamenti chimici, quindi insomma dalle nostre parti dove i terreni sono stati a lungo sfruttati, tornare a quello che è il ciclo naturale, insomma, è un vantaggio per loro e per la produzione in sé per sé. Poi le lumache danno quel senso di calma che oggi non si riscontra da nessuna parte. L'agricoltura tradizionale ormai non dà più reddito da noi, perché c'è una forte concorrenza sui mercati dai prodotti che vengono dall'estero. I nostri, anche se sono qualitativamente migliori, non riescono ad entrare nel discorso del reddito, per cui la lumaca, oltre ad essere un animale di una qualità importante dal punto di vista nutrizionale, dà anche la possibilità di fare un piccolo reddito e praticamente, insomma, difende anche l'ambiente. È sempre molto interessante fare visita e stare a fianco a determinate aziende, specie in questo caso perché si sta portando avanti il discorso del biologico, dell'allevamento e agricoltura naturale. Voi come portavoce del Movimento 5 Stelle, insomma, siete estremamente sensibili ai discorsi ambientali, ai discorsi, diciamo, anche delle piccole e medie imprese. Sì, infatti oggi ci troviamo nell'azienda Maruzzella, dove vengono prodotte, quindi tramite un'agricoltura biologica, delle lumache, prodotto che, quale ci dicevano prima i due proprietari, che è un prodotto qui in Campania molto tempo fa d'eccellenza. Quindi innanzitutto chiediamo a tutti i giovani, perché poi in effetti può essere anche un nuovo modo di impresa, un nuovo modo di creare lavoro ai giovani, di iniziare un lavoro, quindi un'impresa molto semplice da iniziare. Infatti ci diceva il nostro amico produttore che i tempi di realizzazione di tale azienda sono di un anno, due anni, per poi arrivare al prodotto totalmente finito con tanto di ricavo. Quindi sì, riportiamo la lumaca, che è un prodotto d'eccellenza della Campania, ai vecchi arbori, perché comunque non abbiamo soltanto il vino, le mozzarelle e tanti altri prodotti alimentari, ma abbiamo anche le lumache. Quindi noi come movimento aiuteremo i piccoli imprenditori che iniziano a iniziare questa nuova attività.
consigliere regionale Luigi Cirillo, Movimento 5 Stelle, portavoce di questo territorio. Beh, una realtà importante che premia l'amore per la terra, quindi un ciclo biologico, la produzione di lumache, che poi questa azienda potrebbe diventare anche la prepista per altre aziende di questo genere, per altri giovani che vogliono, diciamo, ritornare alla natura. La nostra presenza insieme alla parlamentare Teresa Manzo qui sul territorio di Striano a sostegno e vicini alle imprese che si avviano su questo territorio significa una cosa molto chiara: il nostro programma di governo c'è il sostegno alla piccola e media impresa. Qua parliamo di agricoltura, la Campania come Campania Felix, e questo è il motto dove vogliamo far ritornare la nostra terra a essere conosciuta in tutto il mondo e non certamente come terra dei fuochi. Abbiamo delle eccellenze, qui si stanno coltivando lumache secondo un ciclo naturale, biologico. Queste sono le eccellenze che dobbiamo tutelare e valorizzare. Quindi è sicuramente una battaglia che dovremo portare all'attenzione della commissione regionale che si occupa di agricoltura, l'ottava, proprio per capire che tipo di sostegno la regione Campania può e secondo noi deve dare a questo tipo di attività produttiva, visto che è un mercato in crescita, è un mercato importante a livello internazionale, e avere una realtà produttiva di questo tipo a Striano come in altre zone della Campania sicuramente deve essere all'attenzione positiva da parte della regione Campania dal punto di vista della valorizzazione. Qui si tratta di creare opportunità di impresa, si tratta di incentivare i livelli occupazionali, qui con la crescita di questo tipo di attività si possono creare altri posti di lavoro, e questa è la risposta che si deve dare al territorio da parte di chi sta nelle istituzioni, quella di venire sul posto, capire e soprattutto poi comprendere quale strategia mettere in campo affinché questo settore cresca e questo settore venga sostenuto dalle pubbliche istituzioni. Un evento che si conferma straordinario, quello di Un Vino per Trame Africane, l'asta di solidarietà che fondamentalmente riguarda i vini di eccellenza italiana. No, e adesso che ancora non abbiamo iniziato a bere ed è già una cosa eccezionale, veramente è diventato un appuntamento fisso con le ci nostre matrine. Ci stiamo preparando noi da settimane e settimane. Di allenamento per arrivare di poter reggere il vino, no, ma veramente è una cosa molto molto bella. Sono arrivati vini da tutta Italia, poi i nostri amici storici, tutte le eccellenze della Campania sono qui presenti stasera e noi cercheremo di onorarle tutte quante. Certo, ci volesse proprio un po' di tempo in più, è un po' di tempo in più, però voglio dire, ce n'è per tutti, stanno arrivando un sacco di amici. Intanto tutto quello che poi non riusciamo a bere stasera ce lo beviamo nei giorni a venire, sì. Poi c'è qui tramite il bio, c'è il mercatino fisso dei vini di Trame Africane, quindi voglio dire, si viene, si continua a scegliere, si continua a fare l'assortimento e si continua a fare del bene. Non manca mai però la partecipazione e l'appoggio di grandi artisti, appunto come Nunzia Schiano. Ecco, fai, non vuoi appoggiare Trame Africane? Non si può, soprattutto in questi momenti un po' bui e tristi. E quando dicono aiutiamoli a casa loro, e Pasquale li aiuta a casa loro, e gli altri che fanno? Quelli che si riempiono la bocca e sbattono indietro le navi con le persone, aiutiamoli a casa loro, fatemi vedere come siete capaci, se avete questa capacità di farlo. Sono un po' polemica, ma lo posso dire. No, però è la cosa, in realtà è così, noi sono 17 anni che andiamo avanti, il nostro pensiero è sempre stato questo, ma non perché ci diano fastidio che arrivino qua, assolutamente, perché la cosa è giusta, cioè dare a un bambino la possibilità di studiare e di crearsi un futuro a casa propria è la cosa più bella che si possa fare. Poi questi ragazzi oggi laureati diventano un esempio per gli altri di una speranza possibile, di un futuro migliore possibile, e diventano anche il motore che aiuta l'intera comunità ad andare avanti insieme a tutte le altre cose che abbiamo messo insieme. Nunzia, io non posso neanche ringraziare, quello ormai è proprio Trame Africane, lei come sì, Maria sì. Bolignano, come Paolo Caiazzo, come veramente tanti amici che ci danno la mano. Il 5 per 1000, ricordatevelo che fa sempre bene. Tanto a voi non può costare niente, un 5 per 1000, e per le associazioni è un fatto fondamentale, quindi destinate il vostro 5 per 1000, scegliete. Ci sono tante possibilità, e tra le altre anche Trame Africane. Siate diffidenti,
prima di dare il 5 per 1000 venite sul nostro sito e andate anche sugli altri e rendetevi di conto di quanto arriva veramente ai progetti, di come operiamo e quant'altro. E vedrete su Maria Pia tutte le nostre sister, tutte le altre persone che insieme a noi ci stiamo dando da fare per fare qualcosa veramente straordinario per chi veramente ha più bisogno di noi. Poi basta guardare lo sguardo dei bambini, sono bambini che hanno allegria nello sguardo, amore, si vede che sono bambini amati, anche quelli dell'orfanotrofio, non sono bambini abbandonati, in genere si vede sempre per farci sentire peggio a noi che stiamo qua, che non è manco colpa nostra, voglio dire, non ne abbiamo responsabilità, però vedere dei bambini allegri, dei bambini felici con quello che si riesce a dare loro è una grande soddisfazione, quindi andate a guardare un po' su Trame quando festeggiano i compleanni, quando cantano, tanto semplicità. La semplicità. Stasera siamo qui perché? Perché a parte ubriacarci, che questa è la cosa in primis, noi faremo in modo che la gente acquisti del vino, che non è un sacrificio, ottimo vino. Veramente sicuramente l'acquisteremo pure noi perché figurati e daremo il devolveremo tutto a Trame Africane. Quindi come funziona, Bruno? Io sono al terzo bicchiere. Allora funziona che ci sono questi ragazzi della FIDI, che sono questi qua. Che sono loro. No, soprattutto anche loro. Soprattutto loro e poi tanti altri. La parte del ma anche tanti quei tanti altri sono della FIDI. Questi ragazzi della FIDI più altri. La bottiglia adesso la apriamo. Che stiamo a fare qua? È per caso. Allora, i ragazzi della FIVI ci hanno dato, da sempre ci danno queste 500-600 bottiglie per il mercatino. E poi ci sono un certo numero di amici storici, Silvia Imparato, Montevetrà, Galati, Terra di Lavoro, Alois Lageder, ci ha mandato il Löwengang, una roba tedesca tremenda. Nanni Copé da sempre ci dà delle molto particolari, Castello di De Monsanto, Viticoltore De Concis, pur fa delle cose. E che ne parliamo a fa? Buonissimo. E che ne parliamo a fa? E ci danno queste bottiglie che sono rare, sono straordinarie, sono in grande formato, roba da conservare, da usare nelle grandi feste con gli amici quando siamo felici e siamo tutti più belli. Abbiamo fatto tutti perché siamo troppo tristi, allora anche questo. Questa cosa serve proprio giù per diventare felici. Quando stai felice per diventare super felice con i superpoteri come Super Pippo. Siamo veramente tristi quando è finita la bottiglia. Finiremo l'intervista dicendo ciao, sono Maria Bolignano e sono 3 mesi che non bevo. E stiamo anche battezzando una nuova cantina, Morigerati, con il vino in vita. Esatto, quest'anno è una cosa nuova. La prima volta in pubblico questo nuovo vino molto buonissimo assai, che è una cosa che facciamo io e lui con tanti altri amici. Fa tutto lui, sono solo così. Molto buonissimo. Quello che ne so qualcosa in più, che poi, come associato FIVI, fra 2 anni, sì, direttamente da Maciaca avremo il Maciaca Wine. All the bishops in Kenya will drink Maciaca Wine. E quella è stata la chiave di svolta per poter fare. Ha fatto un brindisi, scusate. E brindiamo Maciaca Wine. Mi raccomando. Ma ogni occasione è buona per brindare. Mi raccomando, non vi dimenticate il 4 luglio a Pompei, sto con Trame Africane, e non vi dimenticate il 5 per 1000. Grazie mille, venite, grazie 5 per 1000. Anche ubriachi, venite, non vi preoccupate, vi divertite ancora di più. 5 per 1000 e poi andate a Pompei. Ok. Scalzi. Sindaco, è un momento molto particolare quello che vive la comunità di Sarno, sicuramente emotivamente, ma c'è anche tanto tanto timore, dei decessi dovuti a cancro, e c'è la città che chiede delle risposte. Che cosa si sta facendo in questo senso? Beh, si sta facendo, credo, molto. Probabilmente i più, come dire, non si avvedono di tutto ciò che si sta portando avanti come amministrazione comunale. Credo che sia indispensabile poi attuare quello che abbiamo stabilito nel passato consiglio comunale, dove abbiamo trattato un unico tema che è appunto i tumori, insomma, le neoplasie. Credo che sia necessario approfondire il tema
non soltanto per quanto riguarda la nostra città, perché un'indagine epidemiologica deve essere condotta su un campione abbastanza numeroso di cittadini. Noi vogliamo approfondire ancora ulteriormente. Per quanto riguarda la salute, e visto che io faccio il medico, ecco, così come il collega Antonio Crescenzo, che non soltanto è medico ma è anche specialista in oncologia, beh, sta a cuore ad entrambi, ma sta a cuore a tutta la città, capire fino in fondo se quei dati che ci vengono, suggeriti sono reali o probabilmente c'è qualche aspetto che non viene approfondito. Noi vogliamo approfondire questi aspetti perché abbiamo fiducia, per l'amor di Dio, in tutti e soprattutto nelle istituzioni, abbiamo fiducia profondamente nelle istituzioni, ma abbiamo l'impressione, ecco, potrebbe anche essere soltanto un'impressione, che c'è qualcosa che continua a sfuggirci. Quindi, se noi facciamo un'indagine epidemiologica con i medici di base e probabilmente con più distretti sanitari, penso al nostro distretto sanitario, cioè bisogna comunque avere un bacino di utenza che sia intorno ai 150.000-200.000 abitanti. Quindi, se riusciamo con i medici di base, con gli istituti universitari, con epidemiologi di fama nazionale e internazionale a mettere su uno studio di tale fatta, beh, sicuramente potremmo avere diversi studi da confrontare per avere la certezza matematica se ci ritroviamo in una situazione in cui c'è un aumento di neoplasie reali o l'emozione e i sentimenti ci giocano un effetto emotivo che ci fa pensare o ci fa credere che è in aumento. Cioè, quindi dobbiamo fare distinzione tra un dato reale e un dato virtuale. Metti del buono nel tuo giorno di festa. Scegli le bomboniere solidali di Trame Africane, l'eleganza della pietra saponaria, la leggerezza delle perline, l'esplosione di colore dei tessuti, per trasformare il ricordo di un giorno in un aiuto per sempre. Bomboniere solidali al 100%, perché con noi il ricavato è interamente destinato ai progetti e con un solo gesto renderai felice tante persone, quelle a Teccare a cui verranno donate e i bambini di Maciaca che grazie a te potranno studiare e te stesso che hai reso un gesto qualunque, un atto d'amore. www.trameafricane.org